Cari amici, ringrazio molti fra voi, Salvatore, Federica, Antonio e altri, che mi hanno mandato questa mattina un'intervista fondamentale, importantissima, probante, del 15 febbraio 2013, quindi a 4 giorni dalla declarazione di Papa Benedetto, una intervista di Roberta Ricci al padre domenicano Giovanni Cavalcoli, intitolata Le dimissioni del Papa a colloquio con un teologo domenicano. Padre Cavalcoli non è l'ultimo arrivato perché è stato ufficiale nella Segreteria di Stato durante il pontificato di Giovanni Paolo II. È un teologo rinomato che testimonia alcune cose di una gravità incommensurabile. Innanzitutto che cosa ci dice? Dice che le dimissioni di Papa Benedetto sono avvenute perché la Chiesa era diventata ingovernabile. Lui non riusciva più a governare. Dice, lui ammette che le sue forze non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il munus petrino. Perché? Perché delle forze antagoniste, delle forze che lui definirà ultramoderniste, cioè modernisti che addirittura idolatrano la modernità, hanno raggiunto la curia, la segreteria di Stato, eccetera. E quindi Papa Benedetto, non riuscendo più a governare, si è dimesso, dice Padre Cavalcoli. Ora, se un Papa non riesce a governare, non riesce a fare il Papa, è impedito, è impedito. Quindi lo stesso Padre Cavalcoli, in tempi non sospetti, ci diceva che Benedetto XVI era impedito. Una testimonianza fondamentale. Spero che Padre Cavalcoli sarà chiamato come persona informata dei fatti per testimoniare nel processo che speriamo si farà dopo l'istanza che ho depositato il 6 giugno. Quindi, ripeto, Padre Cavalcoli ci fa anche riflettere sul significato di quando Papa Benedetto dice le mie forze non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il munus petrino, che vuol dire che ci sono altre forze antagoniste, nemiche, ribelli, che non gli permettono di governare. Quindi, evidentemente, le sue forze, quelli che gli stavano vicini, avevano mollato il colpo, quindi forze non solo naturalmente inteso come senso fisico che ci sta tutto, perché Papa Benedetto aveva più di 80 anni, non ce la faceva più a imporsi su una chiesa completamente ribelle e ingovernabile. Padre Cavalcoli tira anche una legnata da far perdere i sentimenti ai tradizionalisti che continuano a prendersela con i papi postconciliari, perché lui stesso testimonia che fin da Paolo VI c'è stata una continua erosione del potere del Papa. Questa aggressione, esattamente come vi dicevo io, col concilio queste forze gnostiche moderniste sfondano la porta e erodono il potere dei papi, a partire da chi? A partire da Paolo VI, che è il papa che conclude il Concilio Vaticano II. Questa erosione del potere dei papi, diciamo che magari subisce un rallentamento sotto Giovanni Paolo II perché era una figura di grande carisma, poi riprende in grande stile con Benedetto XVI fino a condurlo a fare quello che ha fatto. Padre Cavalcoli ci dice anche che Karl Rahner ha falsificato il concilio, cioè che c'è stata una versione poi definita da Benedetto XVI e anche da altri papi, mediatica del concilio. Naturalmente Padre Cavalcoli dice, vabbè, adesso sarà nominato un altro papa, io spero che eleggano Burke, di Ravasi proprio non lo vorrei perché in un suo libro ha falsificato il dogma del peccato originale, ecco, accuse di una gravità incommensurabile. Il cardinale Ravasi, secondo padre Cavalcoli, ha falsificato il dogma del peccato originale. Ravasi è quello della lettera ai cari amici massoni, è quello che secondo padre Kramer avrebbe detto distruggeremo Fatima. Distruggeremo Fatima, certo, perché Fatima mette in guardia contro la grande apostasia. Padre Cavalcoli, inoltre, ci ricorda il dogma della successione petrina. Dice, vabbè, queste dimissioni non sono un problema, il dogma dell'indefettibilità della Chiesa non è a rischio perché abdicatario un Papa se ne fa un altro, eccetera.
Il Domenicano non aveva capito all'epoca la questione della sede impedita di Benedetto XVI, poi negli anni successivi sarà, diciamo, figurerà tra i difensori di Papa Francesco. Io credo per ovvi motivi, ma insomma, questo non spetta a me giudicarlo, riguarda il suo foro interno. Ricordiamo che Padre Cavalcoli diceva: beh, siccome il Papa non si inganna e non ci inganna, siccome Papa Francesco si è autoproclamato Papa, allora evidentemente Papa Benedetto non sarà più il Papa. Beata ingenuità. Un documento fondamentale, un testimone, un ufficiale della segreteria di Stato testimonia che i papi sono sotto attacco dai tempi del concilio, perdono progressivamente il loro potere. Ora, lui dice che Papa Benedetto non riusciva più a governare, quindi sta praticamente certificando la sede impedita. La sede impedita, diciamo, come stato fattuale. Come stato canonico, la sede impedita parte con la convocazione del conclave illegittimo, cioè dall'ora vigesima, secondo l'orario pontificio dell'orologio di Castel Gandolfo, l'ora vigesima, cioè dalle 13 del 1 marzo 2013, nell'ora precedente era partita la. Il bollettino che convocava illegittimamente il nuovo conclave, e da lì parte ufficialmente la sede impedita. Ma come stato fattuale, lo stesso padre Cavalcoli ci dice che tutti i papi del post concilio erano attaccati e che Benedetto arriva a un punto in cui non riesce più a governare la Chiesa. E questo a casa mia si chiama impedimento. Allora, non ho capito per quale motivo Papa Benedetto, dopo tutta questa trafila, questa aggressione di forze moderniste che lui ha sempre combattuto, non si è capito per quale legge fisica e morale Benedetto XVI doveva abdicare regolarmente e lasciare il campo libero ai suoi nemici, quando c'è uno status canonico, secondo le leggi della Chiesa che si chiama sede impedita. Andiamo dal Logos Pedista e pronunciamo tutti insieme, diciamo sede impedita, canone 335, quando la sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale, consegnandosi volontariamente alla sua passione, secondo una perfetta coerenza teologica ed escatologica. Benedetto XVI ha fatto fuori queste forze antagoniste che idolatravano la modernità. Bene, io non mi dilungo oltre, vi lascio a questo documento straordinario che spero sarà portato in tribunale. Noi ci vediamo l'11 a Pescara, mi raccomando, prenotatevi. Grazie, un caro saluto a tutti e grazie a distanza di 11 anni a Padre Giovanni Cavalcoli, con la speranza che anche lui faccia il suo dovere e a fronte di quello che lui ben sa, faccia il suo dovere e gridi la verità dai tetti, che Bergoglio non è il Papa, è un antipapa, perché è eletto mentre Benedetto XVI era impedito e non abdicatario. Salve Padre Cavalcoli, buonasera. Grazie per avermi ricevuta. Sono venuta da lei perché ho saputo che lei ha lavorato in Vaticano, noi siamo qua a Bologna nel convento patriarcale di San Domenico, ho saputo che lei per molto tempo ha lavorato in Vaticano ed è molto vicino agli ambienti, diciamo, della Chiesa e ovviamente lei è un frate domenicano. E lei in che tempi è stato a Roma? Sono stato in segreteria di Stato come ufficiale del segretario di Stato, quindi collaboratore del beato Giovanni Paolo II dal 1982 al 1990. Ciò che mi spinge da lei, padre, è un fatto molto un po' sotto gli occhi di tutti, le dimissioni del Papa. E questo non era mai successo, infatti penso che nella vita della Chiesa sia considerato Papa Celestino, che però è un caso tutto a sé, è la prima volta nella storia della Chiesa che il Papa afferma sull'inizio una debolezza e ieri sera invece ha rincarato la dose dicendo non è solo un problema di debolezza, è che io sono proprio, è una situazione ingovernabile. Allora la Chiesa in qualche modo è come lo Stato, è ingovernabile e rispetto a quali forze, a quale tendenza è ingovernabile, padre Giovanni Sì, allora Cavalcoli?
hai fatto emergere tre punti. Innanzitutto il rapporto tra la debolezza che il Papa avverte nella sua persona con molta umiltà e le difficoltà che si trovano nella Chiesa. Poi i motivi di questa difficoltà, di questi problemi e infine la questione del governo della Chiesa. Cerco di dare una risposta anche abbastanza breve, mettere assieme questi tre elementi. Il Papa, come ha detto nella sua dichiarazione, avverte la sua debolezza davanti ad una situazione ecclesiale ingovernabile. Ingovernabile per quale motivo? Perché all'interno stesso della Chiesa ci sono delle forze notevoli, diffuse, che hanno in qualche modo raggiunto anche l'ambiente della Curia Romana, della stessa Segreteria di Stato, le forze ostili di resistenza alle indicazioni, alla direzione, al governo del Papa, per cui il Papa a un certo punto, avvertendo questa sua incapacità di governare la Chiesa, ha rassegnato le dimissioni. Di quali forze si tratta? Sono molteplici, sono forze contestatrici, sono forze che tendono a disobbedire alla guida del Papa e al suo magistero. Si potrebbero elencare in due grandi filoni. C'è innanzitutto una tendenza purtroppo diffusa anche tra teologi, anche tra vescovi e anche tra qualche cardinale, che comporta una disobbedienza in campo della verità di fede, e il Papa nella sua dichiarazione ha accennato ai grandi problemi della fede. Poi c'è un grande problema che tocca la morale, e lo sappiamo un po' tutti, insomma, il problema della pedofilia, il problema della pedofilia nella Chiesa, il problema, parliamoci chiaro, del fatto che i preti si possano sposare o meno, quindi ritorniamo all'antica. E poi soprattutto i matrimoni gay, quindi cambiare la natura del rapporto fra due persone, fra uomo e donna. Volevo sapere fino a che punto l'uomo, con la sua dialettica personale, si può spingere in un rapporto con Dio. Ben inteso, comunque facciamo parte di un bacino di paesi del Mediterraneo dove Morsi compare spesso vicino a un angelo, battezzato un angelo dal suo stesso popolo, e che lui, al posto della sua legge civile, si uniforma, mi verrebbe da dire si appiattisce, sulla legge del Corano. Ecco, questa differenza, questa democrazia, no, in fondo dell'Occidente, e questa democrazia che non vedo nell'Oriente, che tipo di situazione può portare? Ecco. Ma per quanto riguarda le dimissioni del Santo Padre, sì, una situazione del genere penso concorre a creare difficoltà nella Chiesa, soprattutto dal punto di vista, duplice punto di vista, quelle che sono le persecuzioni che i cristiani subiscono in paesi islamici, e poi il problema del dialogo interreligioso. Questa questione piuttosto delicata di fatto porta certi cristiani a posizioni per le quali il cristianesimo viene a perdere certi elementi caratteristici, e in questo tentativo di un dialogo con l'Islam vengono meno elementi importanti. Faccio un esempio, non so, del teologo per esempio Sillebex, il quale ha una concezione cristologica dove scompare la divinità di Cristo. Quindi una posizione come quella di Sillebex chiaramente si presta ad un confronto con l'Islam, no? Perché notoriamente sappiamo che Maometto negava la divinità di Cristo, però noi dobbiamo metterci dal punto di vista del Santo Padre, che appunto
è il vicario di Cristo, quindi possiamo immaginare lo stato d'animo, no, del capo della Chiesa, il quale si vede ad avere a che fare con un teologo come questo qua, il quale c'è un grosso seguito, e quindi è uno dei tanti problemi questo che il Papa ha tentato. Allora padre Cavalcoli, mi diceva che questo indebolimento che ha accusato, diciamo, ieri Sua Santità è dettato anche proprio dall'interno della Chiesa, da tante anime, da tante voci che si faticano a ricollocare una posizione, in una posizione unica. Io mi ricordo che lei fece una conferenza sulla parusia, cioè sull'Apocalisse secondo San Giovanni, e la fece quando nel 1999 tutti avevano paura di passare al 2000 e c'erano gli informatici che dicevano ci sarà il Millennium Bug che mangerà tutta la memoria. Poi invece in realtà il 1 gennaio 2000 non è successo assolutamente niente. Però adesso c'è proprio una scuola di pensiero di fatalismi e di fatalisti allo stesso tempo, che dicono questa profezia di Malachia, che dicono appunto che ci sarà un periodo, che questo periodo così, no? sconcertante avrà delle... entra precisamente in una profezia, cioè volevo chiederle se questa dialettica, in fin dei conti, anche all'interno della teologia, su una verità magistrale come quella dell'infallibilità del Papa, quindi viene messa in discussione in poche parole, e non vorrei usare una blasfemia in sua presenza, ma viene messa in discussione la infallibilità del Papa, quindi di Cristo, in poche parole. Volevo sapere se questa situazione di infallibilità poi è giusto che venga incoraggiata con questo fatalismo di fondo che si avverte nel sociale. Allora, per quanto riguarda l'infallibilità pontificia, per noi cattolici è un dato di fede. Questa situazione che si è venuta a creare con le dimissioni del Papa non è che crei problemi per questa verità di fede, cioè per la fede che noi cattolici abbiamo nell'infallibilità del Papa, in quanto questa infallibilità poi si riferisce a quelle che sono le definizioni delle verità di fede, è legata al ministero petrino, cioè legata al ministero del Papa. Ora, Papa Ratzinger, dando le dimissioni, automaticamente viene a perdere questo dono, un dono divino di infallibilità, e questo dono, secondo noi, nella nostra fede cattolica, verrà nuovamente assegnato da Dio, da Cristo, al nuovo pontefice. Per quanto riguarda queste famose profezie di Malachia, ecco, anch'io qui vorrei dare una risposta da cattolico, da credente, e direi questo, che dal nostro punto di vista una profezia che possa porre termine alla successione dei papi, noi cattolici non la consideriamo come una cosa veramente da prendere in considerazione, in quanto che dal punto di vista cattolico certamente la successione pontificia avrà un termine. Questo crediamo, che alla parusia, cioè al ritorno glorioso di Cristo al fine del mondo, certamente ci sarà l'ultimo Papa. Il problema che suscita questa cosiddetta profezia di Malachia è poter sapere da adesso, adesso come adesso, quale sarà, che se non sbaglio dovremmo essere quasi alla fine. Allora, secondo il Magistero della Chiesa, noi cattolici respingiamo una concezione di questo genere, cioè la possibilità di prevedere quale sarà il tuo Papa in base allo stesso insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo, perché c'è appunto un momento del Vangelo in cui Gesù viene interrogato dai suoi discepoli su quando sarà la fine del mondo, cioè quando verrà il regno di Dio, e Gesù ha una risposta molto chiara, addirittura dice che non lo sa, il figlio dell'uomo stesso non lo sa, cioè Gesù stesso non lo sa, ma lo sa solo il Padre nel segreto dei suoi progetti santifici, per cui
In conclusione, per noi questo calcolo di Israele non ha un valore oggettivo, ma rimane soltanto un'opinione soggettiva di questo personaggio che avrebbe elaborato questa profezia. Siamo sempre qua al convento di San Domenico, parliamo con padre Cavalcoli, che è appunto un ex ministro del Vaticano, un ufficiale vaticano, e che quindi sa un po' muoversi dentro le segrete cose meglio di noi turisti per caso, in qualche maniera. Per cui le volevo chiedere una cosa, padre. Dunque, il Santo Padre si dimette all'antivigilia, diciamo, dell'inizio del ciclo quaresimale, quasi sconfinando nel mercoledì delle ceneri. Infatti finisce, per così dire, la sua attività il giorno proprio delle ceneri, che segna l'inizio della quaresima. E quindi volevo chiedere appunto se questo, diciamo, nella dinamica, l'inizio della quaresima, l'imposizione delle sacre ceneri a cui ha presieduto e da cui ha avuto un grandissimo applauso, volevo dire se tutto questo aveva un senso, oppure, insisto, non perché io sia una particolare studiosa, ma il 13 di febbraio mi sembra che sia l'anniversario dell'apparizione, di un'apparizione mariana importante. Quindi questi numeri che si rincorrono, no? E questi, per così dire, tormentoni, secondo lei, padre Cavalcoli, hanno qualche spiegazione oppure sono... Ma ripeto, adesso questo 13 confesso che non mi dice molto. Quello che invece mi sembra interessante, che tu hai accennato, è l'inizio della quaresima, dove io faccio una mia interpretazione, perché non sono aggiornatissimo sull'ultima parola del Santo Padre, ma posso immaginare il senso di questa coincidenza, ma nel senso che il Papa richiama la Chiesa alla conversione, ecco. Cioè io batto su questo punto. Oggi nella Chiesa c'è una gravissima crisi di fede, quale non c'è mai stata in tutta la storia della Chiesa, e il problema è che questa crisi è anche all'interno dell'Episcopato. Si capisce che per me, cattolico, il Magistero rimane incontaminato. Quindi su questo non c'è dubbio. Quindi quando parlo di crisi all'interno dell'Episcopato intendo ovviamente riferirmi ad alcuni prelati, i quali peraltro poi hanno nel Magistero della Chiesa un punto di riferimento per rivedere le loro posizioni. Ecco, sì Roberta, ecco, se tu fai riferimento alla Quaresima, io senz'altro farei questa lettura, cioè vedrei quindi nel Papa un richiamo paterno all'intera Chiesa, soprattutto a queste correnti contestatrici. Mi riferisco soprattutto al movimento neomadonnistico, che oggi è molto diffuso. E com'è questo movimento neomadonnistico? Spieghi neomodernistico, perché. Neomodernistico che cosa vuol dire? Cioè, c'è di mezzo il termine modernità, cioè il movimento neomodernistico è una forma sbagliata di interpretare l'ammodernamento, cioè il rinnovamento, il progresso della vita cristiana, che è stato avviato dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Con questo intendo modernismo. Che è da quella volta, che è un'insoddisfazione che è da quella volta, mi sembra, sì, da sì, 20 anni fa. Circa. È quello che ho detto all'inizio adesso dell'intervista, cioè che con l'episodio di Papa Ratzinger noi assistiamo al concludersi perlomeno ad una fase molto, molto seria, drammatica, di tutta un'evoluzione storica che ha inizio con l'immediato post-concilio e che consiste appunto nel questo ritorno di modernismo che ha molte somiglianze con il modernismo storico dell'epoca di San Pio X, ma molto più grave, come già osservava Maritain, e che appunto consiste in una specie di idolatria della modernità. Ecco, certamente il moderno in sé è un fatto positivo. Lo sbaglio del modernismo è quello di assolutizzare il moderno come moderno, cioè senza interrogarsi su ciò che può valere o non valere. Per cui alla fine che cosa succede? Succede che questi modernisti certamente citano il Vangelo,
perché si presentano come cattolici, se non che invertono il rapporto tra Vangelo e modernità. Invece di valutare la modernità alla luce del Vangelo come verità assoluta, in modo da poi discernere, quindi scegliere nel moderno il positivo e il negativo, fanno l'inverso, cioè utilizzano il moderno come assoluto, è questa forma di idolatria, e in base a quello prendono dal Vangelo quello che conforme al moderno. Questo è, direi, il problema più serio oggi nella Chiesa, che ha un'espressione molto nota nella tendenza di Karl Rahner. Io ho anche scritto un libro su questo, che è frutto di 30 anni di studi, e questo teologo, peraltro, con i suoi valori, io lo considero tra i maggiori responsabili di questo movimento di falsificazione del rinnovamento conciliare, e ritengo che questo movimento, che oggi ha raggiunto un notevole potere, sia tra le forze principali che si oppongono a quella che è la vera guida che noi cattolici riceviamo dal successore di Pietro. E un'ultima cosa, padre Cavalcoli, poi non la vorrei più disturbare, no. nei suoi studi e nelle sue preghiere, che adesso appunto ne abbiamo veramente, mi sembra, molto, molto bisogno. 15 giorni fa ci fu un po' alla messa della domenica l'omelia del corpo e degli arti e dell'accordo tra loro, nel senso che poi in pratica la volgarizzo con la storia di Menenio Agrippa, che diceva tutto il corpo non è dissociato, sì, tutto deve funzionare. Accanto a questo c'è il fatto che Sua Santità diverso tempo fa espressamente voltò la schiena ai fedeli e si diresse direttamente a Dio dando la schiena ai fedeli. Certo. Volevo sapere se questo discorso sul corpo della Chiesa, sul corpo di Cristo, sul corpo di Sua Santità, sulle spalle, eccetera, poteva in qualche maniera fare presagire una cosa del genere. Dico subito che questo gesto del Santo Padre ha colto di sorpresa un po' tutti, a cominciare dal collegio cardinalizio, salvo pochi intimi, cioè il fratello parlo sapesse alcuni mesi. Quello che tu dici si può mettere in relazione col gesto del Papa, direi, in due sensi. Il fatto che il sacerdote volti le spalle al popolo non ha preso in se stesso, ha un significato mistico, cioè significa che sia il sacerdote che il popolo guardano il crocifisso. Quindi qui c'è il grande tema del crocifisso, e vorrei dire le sofferenze, ecco, se tu mi consenti di allargare un momento il discorso, le sofferenze dei papi del post-concilio, a cominciare da Paolo VI. Io parlo di papi crocifissi perché sono pontefici che progressivamente perdono questa possibilità di governare la Chiesa. Ecco, per quanto riguarda poi questa immagine del corpo, Roberto, se mi consenti, a parte Menenio Agrippa, è la teologia di San Paolo. La teologia del corpo mistico di Cristo, e tu dici ha un rapporto? Sì, direi di sì, in quanto la situazione ecclesiale che abbiamo davanti comporta la presenza di queste forze modernistiche, le quali certamente non contribuiscono alla pace della Chiesa Concordia, ma sono forze dissolventi, sono forze che si basano su un concetto di Chiesa che non è il concetto vero, e quindi certamente è come se in un corpo organico ci fosse la presenza di una realtà, francamente, come un tumore, che in qualche modo sconcerta quella che è l'organizzazione vera del corpo vivente. Un'ultima domanda, c'è una nomenclatura, ci sono dei papabili, diciamo, il caso di dire? Sì, si fanno dei nomi, alcuni non li conosco. Personalmente io vedrei bene il cardinale Borca, che è il prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica,
un uomo fedelissimo alla Chiesa, fedelissimo al Papa, non da una persona di razza, non è questa. Ma giovanile? Direi non è anziano, da come io l'ho anche conosciuto personalmente, è un americano, e direi dall'aspetto diciamo poco più di 60, insomma, quindi un'età giovane, che andrebbe molto bene, sì. E adesso parlo con grande franchezza, ma è venuto fuori il nome del cardinale Ravasi, con tutta franchezza, che non sarei d'accordo, per esempio, perché purtroppo il cardinale Ravasi anche di recente ha pubblicato un libro dove falsifica addirittura quello che è il dogma del peccato originale. Mi domanda come si fa a auspicare come Papa, con tutto il rispetto del cardinale Ravasi, peraltro è un uomo di una grande ricchezza culturale e di una grande capacità di contatto umano, però ecco, se ne è proprio esprimisto che mi hai interpellato, ti faccio due esempi di un cardinale che io spiegherei che potesse raggiungere i troni, e di un altro che io spererei che non ci arrivasse, salvo naturalmente, certo, come credente, il fatto che io comunque sono disposto ad accettare anche l'eventuale elezione facendo un atto di fede. Comunque, diciamo, la faccenda è un po' questa. La dottrina della fede è in un certo modo, e quindi occorrerebbe quel tanto di modernità e quel tanto di tradizionalità. Esatto. Non tutto da una parte, perché altrimenti verrebbe stravolto il significato, esatto. Non tutto dall'altro, perché naturalmente sarebbe una specie, mi sembra, di università della fede e non la fede stessa. Io la ringrazio, padre, le faccio tanti cari auguri e magari quando avremo questa fumata bianca ritornerò a salutarla per sapere un po' le sue impressioni. Grazie, Roletta. Grazie, padre.